pomeriggio e gente come lo Stato sociale invece in prima serata. Non voglio dire che Nesli insomma è superiore rispetto allo Stato sociale, però mi sento un po', soprattutto nel caso di Nesli, mi sento chiamata in causa. È un artista che ho fortemente voluto io, non che abbia incontrato resistente, quindi fortemente semplicemente perché quest'anno avevo l'onore di essere in giuria di qualità a Sanremo e ho ascoltato alcuni pezzi e ovviamente della finale, e devo dire che Nesli mi ha molto colpito, ovviamente insieme ad altri. Però facendo una riflessione puramente televisiva, non abbiamo voluto, come ho detto prima, fare il pomeriggio di serie B e no? Perché è vero, il pomeriggio ovviamente non è prime time, però abbiamo voluto invece fare un altro discorso, perché se tu vedi c'è anche Paola Turci in quella fascia, che tutto, no? Ci sono Paola e Paola, Teresa De Sio, cioè ci sono degli artistoni, quindi è stata una scelta fatta televisiva proprio per andare a sperimentare il fatto di non fare questo taglio netto, pomeriggio vabbè e poi la sera, perché pomeriggio invece è anche bello, che a parte dare ascolto ai giovani, quindi dar loro la possibilità, e quindi si vuole investimento da parte del primo maggio e un crederci, però anche avere degli artisti forti di nome, di richiamo nel pomeriggio è fondamentale, quindi non è degradante, ma anzi è un servizio ed è una cosa che loro hanno accettato e anche secondo me in maniera molto intelligente, perché hanno capito l'operazione televisiva che c'è dietro, che non è, vabbè, non sei in prime time, assolutamente, il concerto la gente è qua che si accalca dalle 4 del pomeriggio, per cui perché devono aspettare fino alle 3? Perché devono aspettare fino alle 9 per avere in realtà gente come appunto i nomi che hai fatto tu, suonano prima della fatidica prima serata, però è perché vogliamo dare più armonia all'interno di tutta la manifestazione. E quindi figurati, poi su Nesli, su Paola, cioè c'è proprio il mio amore, il mio cuore, quindi non è assolutamente un degradare, ma è proprio una promessa fatta al pubblico, che è anche importante, perché sono tante le ore di diretta, quindi abbiamo voluto spalmare quasi uguali artisti, capito? In tutta la giornata. Aggiungo un elemento a quello che dice Cami.